Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stasera ci sarà il derby della Mole Juventus Torino e per questo mi sono preso ferie. No, non me lo sono preso per questo motivo, ma per altri motivi, ma sono in ferie. Detto questo, Juventus Torino è una partita che appunto viene riconosciuta come derby, in quanto tra due squadre di Torino. Poi potremo anche aprire un discorso su qual è la prima squadra di Torino, ma questo è un altro discorso che non voglio fare qui. Ed è il derby della Mole, appunto, riconosciuto da tutti con questo nominativo. È un derby storico, un derby che fa parte della cultura calcistica, sia italiana, ma specialmente della cultura calcistica della città di Torino. Ed è un derby che comunque fa sempre discutere, apre divisioni e unisce anche all'interno di queste divisioni. O meglio dire, unisce perché all'interno della cornice torinese tutti i juventini e torinesi, torinisti in qualche modo, vivono quella giornata con la stessa dose d'ansia, quindi per quanto siano divisi c'è questa unione di intenti, di sensazioni. Poi chiaramente la divisione è molto ampia. Divisione che a livello calcistico si vede anche non solo per quanto riguarda la città di Torino, quindi l'eterna sfida chi è la prima squadra di Torino, chi è la prima tifoseria di Torino, ma anche per la divisione che c'è a livello proprio del concetto di derby della Mole. Perché? Perché la Juventus di fatto, come sappiamo, è una realtà nazionale barra anche internazionale. Ha tanti tifosi nel mondo, ma soprattutto ha tifosi sparsi in tutta Italia. Per alcuni questo motivo è motivo di sfottò in qualche modo, anche se poi qualcuno dovrebbe spiegarmi il perché venga sfottuta la Juventus e non Milan e Inter, che non hanno tifosi solo a Milano, chiaramente. Detto questo, avendo molti tifosi in tutta Italia, le correnti di pensiero, le sensazioni, le emozioni, insomma l'appartenenza alla città di Torino è molto 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 vaga. Diciamo che tutti, io non mi, in qualche modo, non mi vengo rappresentato dalla città di Torino, ma dalla Juventus, che è una realtà diversa dalla città di Torino, perché non vivo a Torino, non sono torinese. La Juventus è una squadra che ha tifosi in tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest, quindi non solo Torino, ma anche dall'altra parte d'Italia, verso est come Treviso nel mio caso, in sud Italia, e anche delle città quelle che sono più calde per altri tipi di tifoserie, penso a Napoli. Penso a Roma, che è pieno di juventini, e penso anche a Milano, che è la culla dell'interismo e del milanismo. Quindi è chiaro che di fronte a questa grande moltitudine di persone, si stimava che i tifosi juventini fossero 14 milioni, sparsi in tutta Italia, è chiaro che non tutti la pensino allo stesso modo in merito al derby della Mole. Oggi leggevo, appunto, perché siamo nel giorno del derby, un sondaggio, se non sbaglio, di Mirko Di Natale sul fatto se il derby della Mole sia il più sentito dagli juventini. E effettivamente molti dicono di no, per questo motivo geografico che è molto molto chiaro. Ah, ripeto, per qualcuno potrebbe essere motivo di sfottò perché ci mancherebbe l'appartenenza, ma nessuno ha detto che una squadra di calcio debba per forza appartenere alla città. Parliamoci chiaro, anche Inter e Milan, per quanto siano milanesi, probabilmente sono meno appartenenti a Milano di quanto lo siano invece in tutto il resto del mondo, perché anche le milanesi sono due squadre molto internazionali, con tanti tifosi in tutta Italia, da nord a sud e da est a ovest. Anche città calde come possono essere Torino, appunto per contrapposizione a Milano, ma soprattutto in tutto il mondo, in Cina, in America, eccetera, eccetera. Quindi, di fronte a questa dimensione internazionale di certe squadre, è chiaro che poi venga meno un po' l'appartenenza calcistica riferita alla città. Ci sono squadre che nel tempo sono rimaste ancorate sulla dimensione neanche nazionale, ma quasi cittadina. Io penso a Napoli, penso a Roma, eccetera, eccetera. È chiaro che queste squadre hanno comunque tifosi fuori da questo contesto, magari perché sono provenienti da quella zona e si sono trasferiti, o comunque posso pensare alla grande questione di tutti gli migranti nel Sud America, che tendenzialmente facevano parte anche di zone come Napoli e dintorni, quindi magari nel tempo hanno tramandato questa passione calcistica per il Napoli, poi con tutto Maradona, eccetera, eccetera, la cosa si è rafforzata, piuttosto che Roma, appunto, per i grandi giocatori che ha avuto nel passato, anche brasiliani. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che poi rimangono in realtà molto concentrate all'interno delle città stesse a cui appartengono, ma questo vale per alcune squadre. Per squadre internazionali come noi vale un altro discorso. Quindi l'appartenenza alla maglia, l'appartenenza alla squadra, alla storia della Juventus, non l'appartenenza per forza alla città di Torino. Poi è chiaro che per quanto riguarda la Juventus sia molto ancorata alla città di Torino ed è qui che nascono le divisioni, cioè qual è il derby, qual è la partita più sentita degli juventini. Immagino che per gli abitanti di Torino sia il derby della Mole, però probabilmente neanche per tutti gli abitanti di Torino, ma per quelli un po' più vecchiotti, cioè quelli che hanno visto un Torino diverso da quello a cui siamo abituati noi under 40, più o meno, perché gli under 40 hanno visto un Torino molto più perdente che vincitore. Gli over 40 hanno potuto vedere magari qualcosina di più con l'apice massimo che è il Grande Torino. Quindi è chiaro che l'appartenenza
può rappresentare per questi juventini il derby della Mole, una sorta di derby massimo, il miglior derby, la partita più importante dell'anno. Per tutti gli altri, per tutti non lo so, ma per buona parte probabilmente non è così. Io personalmente di tutti i famosi derby o partite importanti del nostro campionato, sento di più quelle con le squadre con cui c'è una rivalità o storica, ma per altri motivi, quindi non una rivalità geografica, quanto può essere ad esempio l'Inter, per tutte le cose che sono successe dopo il famoso scontro Milano Ronaldo con l'apice che è rappresentato da, appunto, da Calciopoli, in cui vediamo l'Inter come nemica numero uno di quell'evento. Il Milan, perché dopo la Juve, la squadra che noi riconosciamo come la squadra più importante a livello internazionale, anche se hanno vinto di più, chiaramente, ma comunque come sfida nazionale internazionale, vediamo il Milan molto più importante, tenendo conto che contro di loro avevano fatto e perso purtroppo la finale di Champions. Quindi da questo punto di vista col Milan è sempre stata una grande rivalità, grandissime partite e una rivalità secondo me molto meno tossica, molto meno nociva rispetto a quella con l'Inter. La rivalità con le romane, specie la Roma ha avuto negli ultimi 20, ultimi 10 anni, insomma, anche un buon rendimento che ci ha messo spesso a confronto e anche a scontro. Quindi è chiaro che poi, rispetto al nuovo secolo, le uniche squadre che hanno vinto lo scudetto, oltre alla Juve, al Milan e all'Inter, sono proprio la Roma e la Lazio tra il 2001 e il 2002, 2000 e 2001, insomma. Quindi è chiaro che da questo punto di vista il nuovo secolo vede solo queste squadre contendenti lo scudetto. E poi potrei pensare a squadre come il Napoli, che sono diventate in due fasi della storia molto rivali, quella la fase del Napoli degli 80 di Maradona, in cui c'è stato questo scontro, anche tra confronto, meglio dire, con Platini, che era appunto bianco-nero, piuttosto che l'ultimo decennio che ha visto il Napoli sicuramente crescere dopo quello che è stato tutta la trafila della Serie C alla Serie A. Quindi da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, pur non essendo di Napoli, sento di più la rivalità con Napoli, la rivalità con il Milan e l'Inter e con la Roma. Poi con Napoli si può fare un altro discorso, cioè i napoletani, di origine napoletana, che sono juventini e quindi che sentono ancora di più di quanto la senta io, la rivalità con il Napoli. Presumo che se fossi di Napoli sentirei mettere al primo posto sicuramente questa partita rispetto a Inter, Milan e Roma. Poi possiamo parlare di altre rivalità che trovo molto vicine a quella che è la rivalità col Torino, per me, tipo Fiorentina, squadre del genere, quindi squadre che sono rivali non tanto per un discorso geografico o prettamente storico, se non qualche casistica qua e là, quanto piuttosto per un odio che si è acuito per certi tipi di eventi nei decenni. Ne parlavo anche a ridosso della partita contro la Fiorentina qualche tempo fa nel mercato con la Fiorentina, e oltre al famoso discorso di Baggio, che è quello che è più noto, ci sono altri fattori che nel tempo si sono susseguiti e hanno portato Juventus e Fiorentina a odiarsi moltissimo, ma dire tra le tifoserie. Poi, come sappiamo, i recenti eventi portano la Fiorentina ad un livello di vergogna abbastanza alto, per il quale è anche contemplabile dell'antipatia. Quindi è questo un po' il mio pensiero sulla rivalità del derby della Mole. Poi ripeto, come detto prima, è un derby, appunto, che va rispettato perché spesso per il Torino è soprattutto per loro la partita della vita. Questi si preparano tutti i mesi per questa partita e poi chi se ne frega del resto. Quindi da questo punto di vista è chiaro che contro una squadra del genere che mette tutto in campo, noi dobbiamo stare attenti e trovare le motivazioni, non dico come loro, ma almeno che ci bastino per portare a casa i 3 punti. Questo è un po' tutto. Io vi chiedo qua sotto qual è il derby che voi sentite di più, quanto sentite il derby della Mole e di dove siete, chiaramente, perché se mi dite che siete di Torino posso anche capire meglio il vostro pensiero. Io penso che sia un discorso anche molto legato all'età, ripeto, e alla provenienza geografica. Quindi non dove abitate adesso, ma magari siete nati a Torino e vivete a Milano, ci può stare, siete comunque torinesi inside. Quindi vorrei capire anche qual è il fattore motivante della vostra scelta. Commenti qui sotto, come sempre, forza Juve. Ci vediamo stasera nel post partita, nel mio canale in live e nelle prepartite da Portale Bianconero. Alla prossima, ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da comprare.